Queste cotolette sono senza carne, senza uova, facilissime e con pochissimi ingredienti. Prendo 300 g di carote e 300 g di patate. Sbuccio le carote. Cosa fai, Diana? Sbucci le carote con un temperino? Sì, guarda che carino. È gigante. È enorme, ma sbuccia perfettamente qualsiasi cosa. Sbuccio anche le patate. Ora taglio le carote a pezzi grandi. Stessa cosa con le patate. E poi mettiamo tutto nella pentola con acqua abbondante. E ora mi sposto di là ai fornelli. Quindi facciamo cuocere le verdure per circa 15-20 minuti dal bollore. Sicuramente le patate cuoceranno prima perché sono un po' più morbide, quindi le preleveremo magari 5 minuti prima. Ecco, infatti, come ho detto prima, le patate sono praticamente pronte e quindi andiamo a prelevarle. Le carote invece le lasciamo ancora 5-6 minuti e anche le carote sono pronte. Mettiamo tutto in una ciotola più grande. E ora con la forchetta andiamo a schiacciare bene le nostre verdure. Dai, aiutami anche tu, Alessio. Prendi una forchetta e schiaccia. Ok. Che cosa stai combinando oggi, Diana? Oggi mi faccio i muscoli. A un braccio solo, però. Ora aggiungo 50 g di farina di riso. 2 pizzichi di sale. E ora aggiungo le erbe aromatiche. Qui ho dell'erba cipollina, poi aggiungo del basilico. Ovviamente le spezie e le erbe le possiamo scegliere noi, giusto? Assolutamente sì. Ma sai che ancora non ho capito che cosa ci stai preparando oggi, Diana? Posso darti un indizio. Comincia con la C e finisce con la E. Ed ho capito! Una parola abbastanza lunga. Non troppo, ma neanche troppo corta. Dovrei aver capito. Vai. Crocchette. No. Sì? No. No? No. E ora prendiamo un cucchiaio e andiamo a creare le nostre cotolette. Ma dai. Non hai indovinato, quindi niente. Niente cotolette per te. Ma come? Quindi le schiacciamo. Le schiacciamo, esatto. E poi le mettiamo una ad una su un piatto. Vuoi dirmi che queste cotolette sono senza uova? Bravissimo! Niente uova, anzi pochissimi ingredienti come avete visto, patate, carote, farina di riso, facilissime. Le cotolette le abbiamo preparate, eccole qui che aspettano, guardate che belle. E ora prepariamo la pastella. In un'altra ciotola metto 90 g di farina di riso, poi aggiungo 150 g di acqua. L'acqua, Diana, deve essere calda o fredda? È indifferente, io l'ho presa proprio a temperatura ambiente. Metto anche un pizzico di sale e ora siamo pronti per impanare le nostre cotolette, quindi le mettiamo prima nella pastella e poi le passiamo nel pan grattato. Io qui sto usando quello di riso. E ora mettiamo le nostre cotolette direttamente nel cestello della friggitrice ad aria. Ora, prima di cuocerle, andiamo a mettere un filo d'olio sopra. E ora le cuociamo nella friggitrice ad aria a 180 gradi per 15 minuti. A dopo! Ci siamo, le nostre cotolette sono pronte, ma prima di andare a vederle e soprattutto assaggiarle, lasciate un mi piace al video, mi raccomando, condividetelo anche, supportateci perché ora più che mai il vostro supporto ci aiuta tantissimo. E se la ricetta di oggi vi sta piacendo, vi ricordo che sul nostro nuovo libro Zero Glutine, Zero Rinunce ne trovate altrettanto buonissime, facilissime da fare per la settimana, quindi vi mettiamo il link qui sotto nei commenti per ordinarlo online oppure potete ordinarlo nelle librerie oppure trovarlo direttamente lì. Andiamo a vederle, Diana? Direi proprio di sì. Guarda qui, che bel piatto. Wow, no, vabbè. Queste sembrano le classiche cotolette, ma queste sono praticamente senza uova, senza carne e sono anche croccanti. Senti. Cioè, crosticina. È arrivato il momento che tutti aspettiamo, l'assaggio. Ma queste sono le cotolette più buone! Dovete farle!